formazione, l'istruzione, la cultura è nel nostro DNA, cioè nel DNA di Confindustria a livello nazionale ma anche a livello locale. Nel nostro piccolo, la nostra associazione è socio fondatore della ITS di Macomer, socio fondatore della Libera Università Nuorese Lailun, con i quali noi collaboriamo proprio concretamente. Lo scopo è quello per esempio di diffondere la cultura d'impresa, ma anche quello di formare gli imprenditori o comunque i gruppi dirigenti per le nuove sfide, perché è chiaro che abbiamo di fronte una crisi che non ha ancora termine, fortissima, e questo va detto, va denunciato, vanno fatte proposte eccetera eccetera, però d'altra parte bisogna anche in questo mare magnum della crisi cercare di andare avanti, e quindi le imprese devono essere messe nelle condizioni di poter competere, di poter affrontare nuove sfide, essere competitive, quindi significa essere formate. Naturalmente sì, nel senso che noi chiaramente diamo molte responsabilità della situazione alla politica, ma anche, non so, alla congiuntura economica internazionale, quindi ci sono tutta una serie di fattori che incidono in questa situazione. Però è chiaro che una parte della responsabilità è anche del mondo economico, del mondo delle imprese, no? Che deve anche in un certo senso adeguarsi a queste situazioni e deve saper affrontare queste situazioni. Per affrontare queste situazioni bisogna essere preparati, non c'è dubbio. La preparazione deve essere sia per gli imprenditori e per i gruppi dirigenti delle imprese, ma deve essere anche per i giovani, che saranno i futuri imprenditori, i futuri lavoratori. Quindi noi da questo punto di vista lavoriamo sia per l'una cosa che per l'altra. In Sardegna questo ragionamento delle aggregazioni di imprese, come dire, è complesso, però bisogna assolutamente portarla avanti. Sempre nel nostro piccolo, come associazione, siamo stati promotori un paio di anni fa di un'aggregazione di imprese dell'agroalimentare Manna Gusto Sardegna, che raggruppa 8 imprese nuoresi dell'Ogliastra, quindi abbiamo capito da tempo che questa era la strada giusta da percorrere, perché le imprese sono solitamente piccole, sottocapitalizzate, hanno problemi di varia natura, mettendosi insieme possono avere più forza, anche nei confronti per esempio del sistema bancario, che guarda con molta attenzione ai raggruppamenti di imprese, no? Il problema del credito è uno dei problemi delle imprese, e le banche vedo che quando ci sono contratti diretti o consorzi o quant'altro sono più propense, no? A rilasciare il credito o comunque a favorire le imprese. Attualmente stiamo lavorando per costituire anche un contratto diretto nel mondo della nautica in Ogliastra, dove c'è un polo nautico ancora interessante che si sta anche sviluppando ulteriormente, che può costituire, diciamo, un futuro economico anche in quel territorio, in sinergia per esempio con il turismo, e che è la vocazione di quel territorio. Ecco, noi stiamo lavorando e stiamo per raggiungere l'obiettivo, e poi abbiamo in mente un altro progetto, che è quello di creare una rete di imprese nel mondo delle imprese culturali qua nel Nuorese. Io auspico, allora, per la Sardegna, c'è Sardegna e Sardegna, c'è una Sardegna a tre velocità purtroppo, c'è una Sardegna di Cagliari che è una città molto bella, che ha molte opportunità, adesso la rete metropolitana le darà ancora più spinta secondo me, cioè un'area dove lo sviluppo di impresa si coniuga molto bene con quello della pubblica amministrazione, perché diciamo è concentrata soprattutto lì in quel territorio. Poi c'è la Sardegna di Sassari, di Olbia. Sassari è una città importante, Olbia è una città fortemente in crescita, l'economia della Gallura è in crescita, anche se ovviamente ha le sue difficoltà. Ci sono investimenti importanti in quell'area, la Sassari Olbia, l'ospedale di San Raffaele, insomma vedo un futuro roseo. Il problema grosso è la Sardegna centrale e le sue zone interne.
dove c'è una specie di buco nero, dove c'è poca attenzione della politica, dove c'è uno spopolamento in atto formidabile, dove c'è un arretramento dello Stato, della regione, quindi a partire dai presidi fondamentali della sanità, della scuola, ma anche di tutti gli uffici pubblici. Quindi io auspico fortemente che ci sia un rilancio di queste zone interne dell'isola, perché alla fine non conviene a nessuno, neanche a Cagliari, né a Sassari, né a Olbia, che ci sia un buco nero al centro, senza popolazione, che si riversa tutta sulle coste. Quindi ci vuole un vero piano di rilancio per le zone interne, utilizzando i fondi europei e puntando su quei settori che sono potenzialmente formidabili. Intendo proprio le imprese culturali, la cultura, intendo l'ambiente, però attenzione, non ambiente come vincolo ma come una risorsa, cioè valorizzazione dell'ambiente a fini turistici e produttivi, per esempio l'agroalimentare. Quindi bisogna fare un piano di rilancio delle zone interne per l'isola, è questo che auspico e spero.